Allora, di nuovo buongiorno a tutti, grazie per esservi registrati e appunto per partecipare a questo webinar. Oggi parleremo di Dimension Visibility, quindi spiegherò brevemente che cos'è Dimension Visibility, come si scarica, come si installa, quindi come è possibile configurarla ed infine parleremo della gestione dei report e quindi tutta della parte di reportistica e monitoraggio. Quindi partiamo col vedere che cos'è Dimension Visibility. Innanzitutto faccio una premessa, i dati in sé per sé non hanno alcun valore, appunto se parliamo di dato grezzo, quindi di dati grezzi. Il valore dove sta? Il valore sta nell'analisi fatta su tali dati e quindi nel modo in cui questi dati vengono trasformati in informazioni consultabili. Quindi diciamo tutte quelle informazioni al quale noi possiamo accedere e quindi vedere che cosa sta succedendo in tempo reale nella nostra rete, quindi all'interno della nostra infrastruttura. Questo ci serve per eseguire ad esempio delle remediation in caso di malfunzionamenti o attacchi. Ecco, vado a leggere direttamente sulla slide ufficiale di WatchGuard. Come vedete, in Dimension possiamo istantaneamente identificare ed evidenziare minacce che possono essere appunto di sicurezza, appunto, o problemi. E quindi possiamo anche tracciare, gestire e visualizzare la sicurezza della nostra network, quindi delle nostre reti. Abbiamo all'interno, Dimension ha all'interno tutta una serie di dashboard che ci permettono di eseguire, appunto, di controllare un po' il traffico e quindi cosa sta succedendo. Andremo a vedere poi nel dettaglio tutte queste dashboard. E volevo solo appunto fare una precisazione che questo software è standard con tutte le appliance Firebox UTM, che esse siano virtuali o che siano fisiche, quindi in questo caso il classico firewall di ferro, quindi l'appliance. È gratuito, sostanzialmente è compreso con tutte le macchine, quindi quando voi acquistate un appliance o comunque un firewall watchguard, potete appunto scaricare questo software ed iniziare ad utilizzarlo. Ecco, queste diciamo sono alcuni print screen delle dashboard che poi andremo a vedere in seguito, appunto quali dati vengono riportizzati all'interno di ogni singola dashboard e appunto quali informazioni possiamo estrapolare da queste dashboard. Bene, quindi direi di cominciare la parte operativa vera e propria. Come vi dicevo, appunto, è possibile scaricare questo software, questo diciamo, Dimension dal sito di WatchGuard. È molto semplice, andate sul portale, dal portale appunto andate sulla voce My WatchGuard Download Software. Da Download Software accedete appunto a tutte le risorse che potete scaricare. Una delle prime voci, Dimension. Accediamo nella sezione Dimension e appunto arriviamo alla pagina dalla quale possiamo scaricare questo software. Allora, è una macchina virtuale, funziona sotto Hyper-V o VMware, quindi come hypervisor diciamo, è compatibile solo con queste due tecnologie. Quindi per quanto riguarda Microsoft, appunto ambiente Hyper-V, per quanto riguarda VMware, possiamo tranquillamente installarla sotto SXi, SX o ad esempio io ce l'ho installata in una virtual machine su VMware Workstation. Non è avida di risorse, hardware e software, quindi diciamo, funziona anche su macchine poco performanti, anche diciamo, possiamo assegnare diciamo, poche risorse, quindi ripeto, non è esosa di risorse. Scarichiamo direttamente la macchina OVF per quanto riguarda la VMware e la macchina VHD per quanto riguarda Hyper-V. Quindi andremo ad eseguire doppio clic sul download che abbiamo eseguito e partirà la prima installazione e quindi poi vedremo come possiamo configurarla. Per quanto riguarda la versione, siamo arrivati alla 2.1.1. Come vedete, abbiamo anche l'upgrade file.
Cos'è l'upgrade file? Se noi abbiamo installata una Dimension versione antecedente, quindi più vecchia, più obsoleta, possiamo comunque aggiornarla attraverso l'upgrade file. Un po' come avviene per il firmware che riguarda appunto i firewall. Quindi noi non dobbiamo reinstallarla da zero, ma eseguiamo un vero e proprio aggiornamento, un upgrade del sistema operativo. Quindi tutti i dati rimarranno all'interno della macchina. E vediamo appunto come avviene l'installazione, molto semplice. Io qui adesso vi farò vedere tramite la guida, ma poi andremo a vedere appunto le modalità operative, quindi la vera e propria configurazione. Come vedete nel Technical Resource andate nel Knowledge Base, dal Knowledge Base basta inserire nel campo di ricerca Install Dimension e vi verranno fuori tutte le guide step by step. Che ricordo sono sempre molto complete. E come vedete, tra i primi link trovate come installare Dimension sotto VMware o diciamo riguardo Hyper-V. Quindi in questo caso l'installazione è leggermente diversa, gli step da seguire sono leggermente diversi. Io ce l'ho installata sotto VMware e quindi diciamo, accederò alla versione appunto alla guida, scusate, VMware. Come vedete, è abbastanza semplice, quindi va deployato l'OVF template. Ad un certo punto, cosa dobbiamo fare? La macchina, si installerà automaticamente, si installerà da sola e alla fine dell'installazione accederemo attraverso, queste credenziali che vedete qui. Quindi username, bug support, password, read write, tutto minuscolo, tutto attaccato. Che cosa dobbiamo fare? Perché ci serve entrare, con queste credenziali di default? Perché dobbiamo appunto inserire, assegnare un indirizzo IP. Per poi raggiungerla tramite web, quindi tramite web UI, e ultimare la configurazione del sistema. Molto semplice anche in questo caso, qui ritrovate la stringa, quindi il comando che dovete inserire, quindi inserendo appunto l'indirizzo, come vedete, meno i, l'indirizzo IP che volete assegnare alla macchina, meno M, la netmask, e meno G, il gateway. Quindi a questo punto date invio e la macchina sarà pronta per essere raggiunta via web UI. Ecco, a tal proposito io ho preparato qualche print screen, qualche slide, visto che non potevo comunque installarla durante il webinar e ve lo farò vedere, ecco, tramite appunto le slide che ho preparato. Quindi una volta che abbiamo impostato l'indirizzo IP, in questo caso io ho impostato un indirizzo 10.0.1.100, accedo in HTTPS sulla macchina e partirà il wizard della prima configurazione, quindi il setup wizard. Quindi clicchiamo su Next e accediamo in prima battuta sulle System Information. Le System Information, in questa pagina possiamo andare a configurare innanzitutto il nome host, quindi se vogliamo assegnare un nome host alla nostra macchina. Ovviamente possiamo assegnare un indirizzo statico dinamico. Per forza di cose, diciamo, metteremo un indirizzo statico perché comunque è un server e quindi i server hanno. Come best practice devono avere l'indirizzo statico e qui io ho reinserito l'indirizzo che avevo dato in precedenza, quindi 10.0.1.100 con netmask barra 24. Il mio default gateway è 10.0.1.1, quindi vado a inserire il default gateway e posso inserire anche un DNS server e un domain name. Tra l'altro potete abilitare o disabilitare la spunta per inviare dei feedback al portale Watchguard. Andando avanti su Next, ci chiede se vogliamo che il nostro database, appunto, che conterrà tutti i dati di navigazione, tutti i log che i firewall invieranno appunto alla macchina Dimension, è locale, quindi è interno. Perché l'alternativa potrebbe essere quella di utilizzare Dimension come front-end. E per quanto riguarda la parte di back-end, quindi delocalizzare i dati su un DB che magari non è sotto la stessa rete o comunque è interno all'azienda, interno all'infrastruttura. Ecco, in questo caso io ho selezionato built-in, quindi la mia macchina Dimension ha all'interno anche il database che conterrà tutti i dati. Ecco, come vedete, il database è un PostgreSQL. Quello interno. Ovviamente noi se abbiamo nell'infrastruttura un database PostgreSQL, possiamo comunque appoggiarci a quel database che abbiamo già.
Nella pagina successiva, ci viene chiesto se la nostra dimension è direttamente esposta su rete pubblica, quindi ha un indirizzo IP pubblico oppure è dietro un NAT, quindi ha un indirizzo privato e viene esposta su internet attraverso un NAT, un firewall, fatto da un firewall o da un router. In questo caso, nel mio caso, aveva un ha un indirizzo interno, appunto 10.0.100. E qui posso andare ad inserire tutti i campi che riguardano appunto la fully qualified domain name e l'IP address con cui la voglio esporre su internet. Molto importante la public port. Ecco, in questo caso Dimension risponde di default sulla porta 443 HTTPS. Ovviamente, se noi ce l'abbiamo già impegnata, possiamo modificarla, possiamo cambiarla ad esempio in 4443 o 8443. La decidiamo noi e quindi andiamo a configurarla. Ovviamente tutto quello che vi sto facendo vedere può essere poi gestito, quindi configurato anche in un secondo momento. Nella schermata successiva andremo a configurare l'utenza dell'amministratore. In questo caso lo username è admin, come vedete non è modificabile perché appunto è in grigetto, e andiamo a configurare la password, quindi la nostra password di admin, per poi accedere appunto alla sezione successiva e andare a configurare ulteriormente altri amministratori, magari con ruoli diversi in sola lettura o altri appunto admin. L'authentication key, ecco, l'authentication key è molto importante. Il consiglio che vi do è una volta che inserite l'authentication key, ricordatevela, quindi magari segnatevela da qualche parte, appuntatevela appunto da qualche parte, perché è importante. E a cosa serve l'authentication key? L'authentication key non è altro che una password che poi deve essere inserita anche lato firewall. Quindi quando noi vogliamo inviare da un firewall remoto o comunque da un firewall all'interno della nostra rete i log e dimension, dobbiamo nella parte di configurazione del firewall, che poi vedremo subito dopo, inserire questa authentication key. Altrimenti il dimension, se l'authentication key è diversa sui due nodi, quindi non corrisponde, il dimension non accetterà i log dal firewall. Quindi è un po' per la sicurezza. E andiamo avanti, andiamo nei visibility settings. Ecco, questo è un campo importantissimo per la compliant GDPR. Cosa vuol dire appunto? Qui in questa pagina andiamo a configurare l'anonymized mode, ovvero riusciamo a anonimizzare tutti i dati dei sorgenti, perché appunto in ottica GDPR, per essere compliant, uno dei punti ci chiede che non dobbiamo vedere i dati sorgenti in chiaro, quindi non dobbiamo sapere chi è che fa cosa. E quindi in questo caso noi abilitiamo l'anonymized mode e andiamo a creare un'utenza, appunto chiamata Anonymization Officer Role, con cui solo il DPO o comunque l'administrator, qualora gli venga richiesto, può de-anonimizzare i dati solo inserendo queste credenziali. Vi farò vedere poi com'è il funzionamento di anonimizzazione e de-anonimizzazione. Anche questi campi possiamo comunque configurarli in un secondo momento. A questo punto ci viene Dimension, ci fa vedere appunto un po' il riassunto di quello che abbiamo configurato, e andando avanti partirà la vera e propria configurazione finale. In questo caso, come vedete, sta inizializzando il database e quando è terminato avrete tutte le spunte verdi. Se ci sarà qualche problema, ovviamente avrete il warning sulla voce. E quindi a questo punto Dimension ci dice che la prima configurazione è completa. Ecco, e partirà direttamente la login. Quindi a questo punto noi possiamo entrare con la login di administrator, la password e iniziare a lavorare. Vi faccio vedere come si fa il join dei Firebox con Dimension tramite la web UI e poi vedremo praticamente anche tramite il WSM. Molto semplice. In questo caso basta andare sotto System,
Logging, il menu è, appunto, si trova sotto la voce system, lo trovate logging, e come vedete c'è il tab WatchGuard Log Server. A questo punto dobbiamo mettere la spunta, inserire la spunta sulla voce send log message to the dimension or WSM log server. Dobbiamo, appunto, cliccare su add qui ricordo siamo sul firewall, e appunto sul firewall in questo campo, in questa schermata, mettiamo l'indirizzo del log server, in questo caso l'indirizzo di dimension. Nel mio caso sarà il 10.0.1.100. E soprattutto inseriamo l'authentication key che abbiamo impostato su dimension. Quindi se l'authentication key sarà WatchGuard 1234, qui dovremo reinserire WatchGuard 1234. Quindi la confermiamo e diamo ok. Ecco. Vedete IP del server dimension e soprattutto l'authentication key configurata in fase di installazione. E come vedete, comparirà la voce sotto log server 1. Ecco, un'altra informazione di servizio utile: possiamo configurare fino a due dimension, quindi ogni Firebox può inviare i log a due diversi dimension. L'esempio tipo potrebbe essere che noi abbiamo una sede a Roma, abbiamo una sede a Milano che ha all'interno un dimension e una sede a Napoli che ha un dimension, c'è un dimension anche lì a Napoli. Ecco, il firewall di Roma può inviare contemporaneamente gli stessi log sia al server dimension di Milano che al server dimension di Napoli. Quindi ricordatevi fino a due log server. Andiamo su salva e a questo punto dobbiamo configurare la policy per permettere, appunto, l'invio dei log, quindi far uscire questi log dalla nostra rete e farli arrivare a destinazione, quindi sul server dimension remoto. Ovviamente se ce lo abbiamo sulla stessa rete non c'è bisogno di implementare una policy. Se il dimension è dietro un'altra rete o comunque è remoto, quindi è raggiungibile via internet, dobbiamo inserire la policy. Come facciamo? Andiamo direttamente su Add Policy. Nell'Add Policy andiamo sotto il Packet Filter e selezioniamo WG Logging. È già presente, quindi è già pronta. E come vedete, WG Logging ha all'interno due protocolli, il 4107 e il 4115, tutte e due TCP. Anche qui ricordo che i log vengono inviati sulla porta TCP 4115. Fondamentale. Quindi in questo caso vado su Add Policy e vado a configurare le mie policy. Quindi inserisco il l'indirizzo del mio firewall o comunque l'interfaccia e nel to vado a definire appunto la destinazione dove si trova il mio dimension. Quindi io qui ho lasciato any external, ovviamente era un test, potete tranquillamente inserire l'indirizzo pubblico del dimension remoto. Nell'esempio che facevo prima, io sono a Roma, nel tu potrei mettere gli indirizzi pubblici della sede di Milano, della sede di Torino, dietro il quale sono appunto localizzati i miei due dimension. A questo punto, come vedete, comparirà una policy WG Logging. Che appunto riporta i due TCP 4107 e 4115 che ci servono per far uscire appunto i log dalla nostra rete e farli arrivare al dimension. A questo punto io qui avevo già un firewall chiamato Lion Cluster, come vedete con un nodo che stava loggando. Inserendo il nuovo firewall, come vedete, comparirà la nuova voce T30 Dimension Lab. Qui vengono riportate delle informazioni abbastanza basilari, come vedete, tra l'altro il logging, quindi se questo firewall sta inviando i log e se il dimension li sta ricevendo. Managed riguarda dimension command, che è compresa nella total security. Dimension command è un'estensione del dimension visibility e ci permette di gestire i nostri firewall direttamente dalla console di Dimension tramite web UI. Troviamo l'indirizzo IP address interno pubblico, troviamo il serial number del firewall e la versione di sistema operativo che ha attualmente il firewall e soprattutto il modello. Ecco, quindi abbiamo il join del nuovo Firebox. Vi faccio vedere invece tramite WSM com'è possibile eseguire la configurazione. Vado
Scusate un attimo, vado a prendere la WSM, eccolo. Ok, apro un file di configurazione a caso. Qualche istante. L'operazione è la medesima, quindi andiamo sotto Setup, Logging, sotto Logging cliccando ci aprirà la schermata appunto Logging Setup e ritroviamo le stesse impostazioni, quindi dobbiamo mettere la spunta su Send Log Message to this Dimension o USM Log Server. E qui andiamo ad impostare i nostri due o il nostro server dimension. Quindi configure, configure, add e come vedete andiamo a inserire l'indirizzo di dimension e l'authentication key. A questo punto siamo pronti per inviare i log a dimension. Ricordatevi la policy. Anche in questo caso la policy la trovate sotto la packet filter già pronta. Eccola qui, WG logging, porte 4107 e 4115, add policy, e andiamo a configurare la nostra policy, quindi l'interfaccia, diciamo, il from, il to, e andiamo poi a validare tutti i campi, in questo caso se vogliamo abilitare il log su questa policy o meno. Quindi molto 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 semplice. Ok, adesso vediamo invece il dimension. Quindi chiudiamo qualche. Ok, eccoci qua. Quindi qui siamo su un dimension di test, ovviamente diciamo, sono apparati di laboratorio. Come vedete, qualcuno sta inviando i log, qualcuno è spento e qualcuno invece non è configurato. Ecco, in questo caso andiamo su un vi faccio vedere un dimension dimostrativo, che è quello che abbiamo a Seattle. E qui, come vedete, abbiamo una serie di firewall. Per quale motivo? Allora, dimension noi possiamo configurarlo in modalità semplice, quindi un firewall, un dimension, il firewall invia i file al nostro dimension, il dimension li acquisisce in formato grezzo e poi li reportizza, quindi ce li esporta in formato grafico. Ma volendo potremmo averlo, ad esempio, installato in un'infrastruttura più complessa, quindi in un ambiente distribuito, quindi ad esempio noi possiamo avere una serie di firewall sparsi nella nostra infrastruttura, comunque sparsi per il mondo. E tutti questi firewall possono inviare i log a un dimension centralizzato. Appunto, essendo una macchina virtuale, può essere installata anche in cloud, quindi nessun problema. E abbiamo la gestione dei log centralizzata, appunto, di tutti i nostri Firefox sparsi per il mondo. Ecco, in questo caso qui vedete ci sono firewall che sono localizzati a Chicago, Francoforte, Las Vegas, Madrid e così via. Quindi sono sparsi per il mondo. E tutti questi firewall inviano i log a una unica console di dimension. Io andrò sul web demo, che è il nostro dimension dimostrativo, nel quale appunto all'interno ci sono dati che non sono reali, sono dati appunto di laboratorio. Ecco, qui in questo caso sono voluto, cioè, entrare in questa dimension, quindi ho acceduto a questa dimension che attualmente non ha la parte di user anonymization attiva. Infatti, come vedete, i client sono tutti in chiaro. Come vi dicevo, sono dati finti, quindi sono creati in laboratorio. Ecco, lo stesso dimension io ce l'ho anche in forma anonima. Ve la faccio vedere. Ok, andiamo qui. E come vedete invece in questo caso io i sorgenti
non li vedo, ce li ho anonimizzati in hash, quindi un codice alfanumerico che non mi fa risalire a chi è realmente il dato sorgente. Ecco, come vedete è la stessa dashboard, solo che in una ho il dato anonimizzato e in un'altra no. Parto da questa qui non anonimizzata. Ecco, in questo caso accediamo direttamente all'executive dashboard. L'executive dashboard è un po' la dashboard che riportizza sostanzialmente chi ha fatto cosa, quindi un po' che tipo di traffico è passato all'interno della nostra infrastruttura, sta passando all'interno della nostra infrastruttura. Possiamo sicuramente filtrare per range di tempo, quindi in questo caso giorni, ore, basta andare in alto a sinistra, come vedete trovate due campi, start ed end. Nello start mettete il giorno in cui volete far partire la reportizzazione e l'ora, in questo caso sopra trovate il giorno, sotto trovate le ore e i minuti e sotto trovate appunto la data di fine. Quindi voi potete reportizzare, quindi esportare dei report anche custom, quindi in questo caso il cliente mi chiama, mi dice ieri dalle 4 di pomeriggio alle 20 di sera voglio vedere che cosa è successo all'interno della mia rete, che tipo di traffico c'è stato. E da questa schermata ho già una visione abbastanza completa, quindi come vedete innanzitutto vabbè, in questo caso ho i client in chiaro, ho i domini, quindi quali sono i domini più acceduti. Ovviamente se voi qui ho solo le prime 10 voci, se andate su Viewall, come vedete sotto ogni tab c'è Viewall, in Viewall ovviamente vedrete la lista completa, in questo caso di tutti i domini acceduti. E qui vediamo anche quanti byte, quindi quanto traffico è stata fatta su ogni singola URL, quindi qui vediamo che su box.com sono stati fatti 795 mega. Più in basso troviamo le categorie delle URL, quindi in questo caso a destra troviamo le destination, quindi vediamo che appunto quelle destination accedute rientravano in queste categorie, tra cui information technology, advertisement, web analysis, analytics, scusate, weapons, quindi armi, social network, Facebook ovviamente. Sempre presente. Più in basso troviamo le applicazioni più utilizzate, quindi in questo caso è l'application control che ci invia appunto i report. In questo caso l'applicazione più utilizzata è YouTube, quindi l'app di YouTube. Però troviamo anche altri tipi di applicazioni come gli streaming, appunto Amazon CloudFront e così via. E soprattutto in quale categorie rientrano queste applicazioni. Ovviamente YouTube rientra nello streaming, nella categoria streaming media. Social network, ne troviamo, diciamo, varie. E più in basso vediamo quali sono i protocolli che sono stati utilizzati, quindi che hanno fatto più traffico. Ecco, interessante, qui è tutto cliccabile. Quindi io voglio vedere chi si è collegato su Office 365, clicco, filtro per Office 365 e qui ho il filtro specifico solo per la URL Office 365. E qui vediamo che i top client sono stati guest ICFCU, guest GRWG e così via, anche Anna e anche Ham. Ovviamente Office 365 rientra nella categoria delle URL di Collaboration Office, le destinazioni che sono state raggiunte, quindi che sono state accedute sono office365.com, outlook.office365.com, in HTTP e in HTTPS, quindi H443. Qui ci fa vedere anche l'application category nella quale rientra. Posso tornare indietro e posso anche vedere al contrario, ad esempio, chi si è collegato sul portale di Facebook in questo caso. Quindi vado a filtrare per Facebook e qui ho i miei top client, come vedete Rex, Jessie, Anna e così via, si sono collegati su questi quattro domini. Ovviamente qui ho anche le destination, quindi qualcuno è andato anche a vedere dei video che erano all'interno di Facebook. Ovviamente i protocolli HTTPS, il più utilizzato è l'HTTP.
Un'altra dashboard interessante è la seconda che troviamo, è la Security Dashboard. È interessante per quale motivo? Perché nella Security Dashboard troviamo reportizzati tutti gli eventi di sicurezza, appunto come dice il nome Security Dashboard. E qui vediamo cosa è stato bloccato, quindi quali sono state le minacce bloccate o comunque i portali, i siti che sono stati bloccati, che appunto a quali gli utenti cercavano di accedere. Ecco, in questo caso in prima battuta troviamo la parte APT. Quindi qui vediamo che l'APT, quindi l'Advanced Persistent Threat, il sistema di Sandboxing in Cloud, ha bloccato questo file che si chiama coolgamemod.exe. Ecco, quindi questo file è stato inviato nella Sandbox, la Sandbox l'ha aperto, ha visto se all'interno appunto c'era del codice malevolo, comunque era un ransomware, e la risposta è stata positiva. Anche in questo caso possiamo cliccare direttamente sul file, quindi sulla voce, e vediamo che Sid, utente di dominio example.com, ha provato ad accedere a questa destination e ha scaricato in HTTP questo file. Questo file all'interno appunto era corrotto e è stato bloccato dall'APT. Qui ce n'è un altro appunto, e quindi qui abbiamo un po' evidenza di cosa l'APT ha bloccato. A destra troviamo i top blocked client. Chi sono questi top blocked clients? Sono gli utenti o comunque gli indirizzi IP, perché noi possiamo trovare anche indirizzi IP, ad esempio, se abbiamo configurato un SE, se abbiamo dei server, i server ovviamente non sono a dominio e quindi troveremo l'indirizzo IP. E quindi sono tutti quei client che hanno provato ad accedere a portali bloccati o comunque applicazioni bloccate. Ecco, in questo caso sotto troviamo le destinazioni che sono state bloccate di più e il motivo per il quale sono state bloccate, perché ad esempio rientravano nelle categorie sesso e suspicious content. Quindi in questo caso io ho bloccato tramite la URL filter, quindi tramite web blocker, la categoria sesso e ovviamente contenuti sospetti. Posso anche qui vedere chi ha cercato di accedere a siti porno, ovviamente qui ce l'ho in chiaro in un'ottica GDPR compliant, avrò il dato anonimizzato, quindi qui vedo che Jesse ha provato ad accedere su questi portali che ovviamente rientrano nella categoria sesso porno. Andando avanti, ovviamente troviamo le applicazioni bloccate, vediamo che qualcuno ha provato ad accedere ad applicazioni Xbox o LogMeIn. In questo caso sono stati bloccati perché io, appunto, tramite policy ho bloccato le applicazioni che rientrano nelle categorie game, giochi e bypass proxy and tunnels. Quindi, in questo caso, ad esempio, anche LogMeIn. E sotto i protocolli bloccati, quindi anche quelle porte che io non ho autorizzato, quindi ad esempio la porta 17500 o 5223 in TCP. Trovo anche la parte di top blocket degli attacchi, quindi il blocco degli attacchi. In questo caso qualcuno ha provato ad eseguire un cross-site scripting, e quindi qui posso anche vedere chi è stato. Eccolo qui, come vedete, appunto indirizzo di destinazione e trovo anche il mio client, in questo caso Anna. Scusate l'abbassamento di voce. Più avanti troviamo ovviamente anche i protocolli bloccati, l'abbiamo già detto, e abbiamo anche la parte malware, quindi quei file che sono stati intercettati dall'antivirus o comunque dai motori UTM dei servizi di sicurezza avanzati che appunto hanno bloccato i malware che stavano cercando di entrare nella mia rete. Ecco, quindi molto importante per avere un quadro generale. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi: tutto quello che voi vedete a video può essere scaricato in un file PDF in one click. Come vedete in alto a destra c'è l'iconcina, quindi in questo caso torno nelle Security Dashboard un secondo. Eccolo qui, aspettiamo il caricamento, faccio un click, quindi in un click io ho praticamente il report in formato digitale. Quindi vado ad aprire il mio report e come vedete qui ho tutto quello che io ho a video, ce l'ho sia in formato tabellare che in formato grafico. Ecco, vedete, in questo caso sono i top client, i top domains, top URL categories, top application e così via a seguire tutto il resto.
quindi molto molto veloce. Se mi chiedono un report al volo, on the fly, clicco sul valido ovviamente lo start e land della data e una volta che ho il report a video, clicco sull'iconcina di PDF e ho il mio report. Allora, poi c'è la Dashboard Subscription Service, anche questa è molto importante, molto interessante. Qui ho un overview generale ho un overview generale di come stanno lavorando i miei motori UTM. Allora, un attimino, perché vedo delle domande. Qualcuno non sente l'audio. Ok, credo ci sia un problema solo un. Ok, poi alle domande eventualmente vi chiedo di mandarmi una mail e vi rispondo in separata sede. Ok, torniamo a noi. Ecco, qui abbiamo, come dicevamo, subscription service, abbiamo un overview generale di come stanno lavorando i nostri servizi UTM. In questo caso, ecco, vediamo che il web blocker su 28.000 scansioni, quindi su 28.000 richieste, ha bloccato 99 accessi a siti bloccati. L'antivirus su 15.600 scansioni ha trovato 4 virus. In basso, malware APT. Quindi l'APT su 4.000 e passa scansioni ha trovato 4 malware, 4 quindi advanced malware e 0 dei malware. L'INTPS, anche questo è un motore importantissimo, quindi sempre averlo acceso a bordo della macchina e attivo su 2 milioni e passa di scansioni ha bloccato 4 possibili intrusioni e così via a seguire tutto il resto. Ovviamente tutto possiamo eseguire uno zoom del grafico in questo caso e possiamo vedere in tempo reale come stanno lavorando. Quindi, ad esempio, se siamo attaccati, qualcuno sta provando ad eseguire un denial of service ovviamente sul nostro firewall, vedremo che i valori dell'IPS saliranno vertiginosamente attraverso il grafico. E quindi qui abbiamo un po' un overview generale. Ovviamente andando sempre su View Summary andiamo nello specifico di quel singolo motore UTM, quindi di quella specifica reportizzazione. C'è anche la parte di Threat Map, quindi la geolocalizzazione del traffico. In questo caso vedo dove era geolocalizzato il traffico dei denied packet, quindi dei pacchetti bloccati, ma posso vedere ad esempio il web traffic. Quindi vado a filtrare quel web traffic e vedo verso quali nazioni i miei utenti hanno navigato, quindi in questo caso dove erano geolocalizzati quei server. Quindi posso ad esempio cliccare su una nazione, in questo caso vado sugli Stati Uniti, e vedo tutte le URL che erano geolocalizzate all'interno degli Stati Uniti. Una cosa molto simpatica, io posso anche vedere il dominio, quel dominio dove è realmente geolocalizzato. Quindi clicco e mi fa vedere che appunto in questo caso s7.addis.com è geolocalizzato nella baia di San Francisco, precisamente proprio nella città di San Francisco. Come vedete ce ne sono di vari, in questo caso ecco qui siamo a New York, come vedete. In questo caso ho anche il dato di chi ha provato ad accedere su questi due server geolocalizzati a New York. Quindi molto molto carina come funzionalità. E ovviamente posso anche filtrare per l'application control, quindi queste applicazioni su quali server erano stati, ad esempio applicazioni web-based, o ad esempio o il traffic, quindi tutto il traffico. Andando avanti abbiamo il tab del Policy Map. Il Policy Map è interessante. Il Policy Map è interessante per quale motivo? Perché mi fa vedere in formato grafico, quindi come vengono utilizzate le mie policy. Ecco qui la colonna di riferimento su cui dobbiamo focalizzarci è quella di colore arancione. In questo caso quelle sono le nostre policy. Quindi è esattamente il nome delle nostre policy. E vediamo che appunto per quanto riguarda le connessioni, la policy più utilizzata è quella DNS, ovviamente. Ma io posso filtrare anche per byte, quindi per quanto traffico passa attraverso le mie policy.
E in questo caso, andando sotto, come vedete, vedete il flow, vedete il flusso del traffico, no? In questo caso, l'HTTP proxy, quindi la policy chiamata HTTP proxy, ha generato 511 mega. Il traffico è arrivato dall'interfaccia chiamata 992 Trusted Wireless. Ovviamente era traffico in allow e poi è uscito attraverso l'interfaccia esterna. Quindi, come vedete, avete anche idea di quanto traffico totale è uscito sulla vostra esterna, in totale 2 giga. Ci sono però anche dei, come vedete, dei pacchetti che vanno in deny. E in questo caso, la NAND Internal Packet è un pacchetto di deny perché non esiste una policy e quindi qualcuno non ha trovato la policy e la sua connessione è andata ovviamente in deny. Posso filtrare, oltre che per policy audit, interessante anche per web audit. Eccolo qui. Qui ovviamente la colonna da prendere come riferimento è quella viola. E quindi qui è tutta la parte di web blocker, quindi troviamo tutte le categorie. Come vedete, possiamo vedere quali sono le categorie più matchate. Ovviamente, Information Technology la fa da padrone, Search Engine e Portal e così via. E qui vedo anche da quali interfacce sono entrate le connessioni, quindi la Guest Wireless, la Trusted Wireless, ma anche l'interfaccia dove sono i server. Anche in questo caso ho del traffico in deny, come vedete è piccolino, però si vede piccolo piccolo sesso e suspicious content, quindi le connessioni che sono passate per quelle due categorie sono state comunque bloccate dal firewall. Interessante anche vedere la parte application control. Application control, anche qui possiamo filtrare per connection o per byte. In questo caso per byte vediamo quanto traffico, quindi quanti megabyte o gigabyte, diciamo, hanno generato queste applicazioni. Ovviamente qui il campo è sempre la colonna viola, quella che va presa come riferimento, e come vediamo il streaming media la fa un po' da padrone, quindi andando su streaming media vediamo che ci sono stati dei flussi che sono arrivati appunto dalla Trusted Wireless, ma anche dalla Guest Wireless. Ovviamente abbiamo 649 mega di traffico streaming. Cliccando io posso andare ancora più nello specifico. Che cos'era questo traffico streaming? Vediamolo. E in questo caso vediamo che abbiamo traffico YouTube, traffico MP4 e web streaming generico, ma anche SWWF. Posso andare ancora più nello specifico cliccando sul campo YouTube, quindi sulla colonna YouTube, e qui vediamo appunto ancora più nello specifico quali sono le policy che poi hanno ricondotto, appunto hanno permesso l'accesso appunto a YouTube e anche da quale interfacce questo traffico è partito. Ecco, quindi molto interessante, questo io lo vedo come uno strumento per controllare se ci sono delle policy, diciamo, che vengono matchate più di altre, quindi magari reingegnerizzare un po' la rule base e quindi andare ad eseguire delle operazioni appunto di sistemazione delle policy, passatemi il termine. Ovviamente abbiamo anche la reportizzazione per quanto riguarda gli access point. Come sicuramente saprete, tutti gli access point WatchGuard possono essere gestiti e vengono gestiti direttamente dal firewall. Non abbiamo, il controller è integrato all'interno delle macchine, quindi non abbiamo bisogno di acquistare dei controller esterni o comunque software terze parti. È tutto compreso nella macchina, appunto all'interno del firewall stesso. E qui ovviamente abbiamo la reportizzazione dei miei tre access point collegati al firewall, come vedete il 102, il 200 e il 300, e ho varie informazioni, ad esempio il numero dei client connessi su ogni singolo access point, ma posso anche vedere quanto traffico è stato fatto su ogni access point per ogni SSD, in questo caso ogni SSD. Quanto traffico ha generato, in questo caso sulla demo guest sono passati 350 mega. Quando andate sopra con il mouse, ovviamente vi vedrete il valore, quindi in questo caso quanti megabyte sono passati o quanti client sono connessi su ogni SSD. In questo caso, come vedete, sono uguali, quindi due client sulla demo trusted e due client sulla demo guest. E posso vederlo anche per all band. In questo caso ho configurato solo la 5 GHz. Se avessi avuto anche, se avessi all'interno dell'access point avessi avuto attiva anche la 2,4 GHz, avrei visto
appunto quanto stavano, quanti client erano su una e sull'altra banda. In Log Manager, andando più in basso nella parte log a sinistra nel menu, trovate ovviamente la parte e la in formato tabellare i log del firewall. Potete filtrare, qui c'è il campo search, potete filtrare, ovviamente mettete il dato e tranquillamente potete, eseguire un filtro molto semplice. Se volete eseguire dei filtri più particolari, quindi, un po' più complessi, potete andare su Log Search. Log Search ovviamente ci permette di eseguire dei filtri più strutturati. Ecco, in questo caso noi possiamo inserire un campo, possiamo inserire un indirizzo IP, una parola o quello che vogliamo ed eseguire un AND, ma possiamo eseguire anche un OR. Quindi in questo caso possiamo mettere un indirizzo IP e vedere se ci sono dei log, ad esempio per connessioni su Facebook o connessioni su Twitter. Quindi in questo caso ci viene restituito il valore. Vi faccio un esempio, prendiamo un utente a caso, il primo, eccolo, prendo Anima, vado sul log search, lo inserisco, vado sul cerca, ovviamente lui spazzolerà tutti i log che ha all'interno, ci mette un pochino. Eccolo qua. E qui avremo i log, ovviamente, con evidenziati i campi, appunto, che rientrano nel campo che rientra nel filtro. Quindi andando sopra, cliccando, poi lo vediamo in formato un po' più leggibile. Ovviamente, sorgente destinazione, porta sorgente, porta di destinazione, eventuale NAT e così via. E qui in eretto il campo che io ho filtrato. La cosa interessante è che io posso esportare questi dati in formato CSV. Quindi, come vedete, mi scarica direttamente i log e quindi poi posso tranquillamente importarli su Excel o su un altro log server, magari per poi fare troubleshooting in un secondo momento. Posso eseguire anche una summary, quindi io voglio vedere un traffico specifico di un indirizzo IP o di un utente, non lo posso fare, ovviamente, questo è un esempio, o di un device. Inserisco all'interno qui il valore, faccio update, clicco su update e qui ho praticamente tutto un po' un overview generale inerente solo in questo caso di Anna, quindi della navigazione di Anna. E qui abbiamo appunto il campo Web Activity Trend, quindi mi fa vedere il trend di navigazione, quali sono i domini più acceduti da Anna in formato grafico e tabellare, come vedete. Il totale del download e dell'upload, ma anche degli hits. Più in basso ho l'uso delle applicazioni. Se ci sono delle violazioni che riguardano il data loss prevention, ricordo data loss prevention importante averlo per la compliant GDPR. L'audit delle categorie web, in questo caso ce l'ho sia in formato torta che in formato tabellare, come vedete. Diciamo, ho tutta la reportizzazione completa, quindi il 50% del traffico è stato fatto verso la categoria advertisement. E quindi tutto questo ovviamente è esportabile. Vedete l'iconcina del PDF, posso esportare tutti questi report. Ecco, questo diciamo è un po' un overview generale. Poi andiamo nel tab report. Ecco, nel tab report ovviamente noi accediamo alla reportistica più semplice, più basilare, e in questo caso è suddivisa per Web Traffic Services Device Detail Compliance Health e API Device. In questo caso vado su Expand All, ecco, posso vedere in one click quali sono i most active clients. Quindi in questo caso mi dà il dato, come vedete, anche qui in formato grafico e tabellare. Posso filtrare per client o per mobile device, qualora avessi attiva la mobile device. Posso filtrare anche per bandwidth o per hits. In questo caso ho anche il web audit. Quindi qui accedo ai vari report singoli, come vedete, molto molto dettagliati. Anche in questo caso posso esportare i valori in PDF. Anche qui posso filtrare per category, client. Mobile device. Qui non mi soffermerei più di tanto,
è molto molto user friendly, molto semplice. Qui trovate veramente di tutto, anche lo stato dei sistemi, quindi in questo caso lo stato delle, ecco come vedete, l'uso della memoria, l'uso della CPU e diciamo le varie interfacce del nostro firewall. Ecco, passerei oltre per farvi vedere com'è la configurazione di Dimension nella parte appunto di backend. Allora, qui accedo a un sistema appunto, l'abbiamo visto prima, di test, quindi di laboratorio. Non so se sono ancora collegato, sì, ok. Ecco, come vedete, qui ci mette un pochino perché ho assegnato poca RAM a questo Dimension. Vi ho dato appena 512 mega, però vedete che nonostante la lentezza nella ricerca dei log, comunque lui sta loggando, quindi sta reportizzando. Ho anonimizzato i dati perché seppur un ambiente di laboratorio, comunque questi dati sono reali, questi sono appunto sono io, sono i miei colleghi che navigano e quindi ovviamente navigano verso delle destinazioni, ma io devo essere compliant, non devo sapere chi è, chi fa cosa. Ecco, in questo caso ho solo la parte di destination, di categorie e quant'altro. Come vedete, qui ho gli occhialini. Gli occhialini mi permettono di anonimizzare i dati, di anonimizzare appunto i top client, quindi i sorgenti. Cliccando sugli occhialini, lui mi chiede la username e la password appunto dell'anonymization officer. In questo caso io non ce li ho e quindi non posso accedere, non posso de-anonimizzare i dati. Per quanto riguarda le configurazioni del server, le trovate tutte del server o del database o la gestione dell'invio dei log, le trovate sulla rotellina dentata, quindi sull'ingranaggio. In questo caso io posso installare un Dimension centralizzato. Posso configurare i Firebox dei miei clienti in modo che inviano i log al mio Dimension centralizzato e eseguire un invio schedulato di report direttamente ai miei clienti. E quindi in questo caso eseguire un audit del loro traffico. Come posso fare? Ecco, in questo caso vado sulla voce Manage Tasks. Quindi accedo sulla parte di configurazione dell'invio dei report. Sblocco la funzionalità, come vedete c'era il lucchetto, lo sblocco e vado a creare direttamente il mio scheduled report o reports se sono più di uno. Posso eseguire anche un backup dei dati ed eseguire un restore dei dati. Quindi in questo caso posso comunque qualora io volessi resettare per qualche motivo o installare un nuovo Dimension, comunque eseguo un backup e poi una volta installato il nuovo Dimension faccio il restore di tutti i dati. In questo caso vado a schedulare l'invio di un report, gli do un nome, report navigazione. Eccolo qua, scusate, ho sbagliato. Report navigazione. Posso mettere una description. Quindi una descrizione, una breve descrizione, è opzionale, e vado avanti. Ecco, a questo punto lui mi dice che cosa vuoi riportizzare? Vuoi riportizzare i report, vuoi riportizzare i log di tutti i Firebox connessi a questo Dimension o di specifici device? In questo caso a me serve di un singolo device e quindi vado su Specific Device. Vado sul più. E qui ho i miei quattro nodi, come vedete, i miei quattro firewall che inviano log e Dimension. In questo caso io potrei reportizzare i log di due Firebox, in questo caso dell'M370 di Firenze e dell'Ion Cluster, ma anche solo dell'Ion Cluster. Quindi in questo caso lascio l'Ion Cluster e vado avanti. Ok, next. In questa finestra, pop-up ci chiede appunto se vogliamo inviare questi report per email, via mail, o se vogliamo andarli a salvare in una directory specifica. Ecco, una directory che può essere un FTP server o una remote backup location, quindi in questo caso una shared di rete.
Io li voglio inviare via mail e quindi a questo punto invio, creo la mail, inserisco la mail al quale voglio inviare questi report. Ad esempio, mario.rossi, chiocciola, Mario, scusate, mario.rossi.blog. E vado, clicco su più. E come vedete ce l'ho qui sotto. Next, ecco, qui è la parte più interessante. Allora, innanzitutto lui mi dice che cosa vuoi reportizzare, che tipo di report vuoi inviare. L'Executive Summary Report, che è un po' quello che abbiamo visto, quindi è la dashboard generale dove noi abbiamo appunto un overview generale di tutto il traffico che è passato sulla nostra rete, quindi che faro l'hanno loggato e quindi Dimension ha reportizzato, o posso anche inviare dei specifici report. In questo caso vado a creare dei report specifici, quindi decido io cosa voler inviare. Ecco, qui avete la lista di tutti i report, tutti i tipi di report disponibili. Ce ne sono circa 140. Potete crearne di custom. Ovviamente io voglio vedere ad esempio il Web Traffic Reports e lui mi dice ok, che cosa vuoi reportizzare del Web Traffic Reports? I most active clients, i most popular domain, Web Traffic Summary. In questo caso io voglio la summary del traffico web, ma voglio vedere anche quali sono i domini più popolari, quindi più acceduti. Poi voglio vedere ad esempio le applicazioni, quindi in questo caso Application Control, e voglio vedere quali sono le applicazioni bloccate, quindi la summary delle blocked application, ma anche l'uso delle applicazioni che io permetto. Ed infine voglio vedere se ci sono stati dei report, cioè se ci sono, se sono stati reportizzati appunto degli eventi zero day malware che appunto l'APT ha rilevato. A questo punto ho creato il mio report e vado avanti, clicco su OK. Qui posso decidere in che lingua inviare il report. Purtroppo non c'è l'italiano e non verrà inserito, e troviamo solo l'inglese, il francese, il giapponese e lo spagnolo. Inserisco la time zone, questa è importante per quanto riguarda poi dopo lo vediamo l'invio dei report, e il template. Di default WatchGuard mette un suo template, ma io posso creare un mio template, quindi decidere il formato della pagina, 4 a 5 a 3, come voglio io. In questo caso vedete io ne ho creato uno custom, Simone Report Template. Posso decidere cosa inserire all'interno del titolo, del leader, il logo della mia azienda. Posso inserire tranquillamente il logo della mia azienda. Qui ci chiede appunto qual è l'output del report che io voglio inviare, quindi singolo o combinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io invio il report di più firewall, mi può inviare il report singolo dei singoli nodi firewall o combinato. Quindi in un unico report lui combina i log dei due firewall che appunto io voglio reportizzare. E soprattutto il run report. Quindi questo report, quando lo voglio inviare, giornalmente, settimanalmente o mensilmente o subito, in questo momento. A questo punto vado a decidere l'ora. Ecco, in questo caso, per esempio, se io metto settimanalmente, come vedete, lui lo invierà tutte le domeniche a mezzogiorno. Se io cambio il valore, ovviamente qui cambierà il valore. Eccolo qua. E qui io invierò il log tutte le domeniche a luna pomeridiana, quindi a luna di notte. Una volta che ho finito, faccio finish. E troverò il mio report qui, come vedete, la schedulazione del mio report direttamente sulla tabella. Posso ovviamente selezionarlo e andarlo a rimuovere o editarlo. Ecco, dove vado a configurare però la parte di mail, quindi in questo caso Dimension lo deve inviare, io devo configurare una mail con cui appunto inviarlo. Quindi vado su System Settings, Configuration, ecco, e qui come vedete in basso io ho configurato la mia mail personale di Gmail per eseguire dei test e
E quindi a questo punto ho configurato sia la parte appunto SMTP, username e password, e sfruttando la mia mail di Gmail, Dimension invierà i log alla mia posta elettronica di WatchGuard o un'altra posta elettronica che appunto ho inserito all'interno della reportistica. Sotto appunto configuration io posso eseguire altre operazioni. Tra cui posso eseguire ad esempio il reboot della macchina, l'upgrade, quindi come dicevo in avvio di webinar, se io ho un Dimension con una versione vecchia e magari che non supporta lo user anonymization, posso comunque scaricare l'upgrade file e upgradarlo attraverso questo pulsante. Quindi farà tutto automaticamente, un po' come avviene per i firewall. Posso vedere l'audit di cosa è stato fatto, quindi avere i log di audit e quindi in questo caso che i vari admin o comunque i vari user che operazioni hanno fatto. Quindi in questo caso, questo sono sempre io collegato con admin e ho creato una schedulazione di un report chiamata report navigazione. Prima, questa mattina, ad esempio, ho modificato il report chiamato test 2, nel quale appunto ho cambiato il template da WatchGuard a Simone Report Template. Quindi qui ho tutti i dettagli delle operazioni eseguite sul mio Dimension fatte dagli administrator. E poi ho anche la parte di diagnostic, quindi di network diagnostic, e qui in questo caso possiamo eseguire un ping, un traceroute, una DNS lookup, operazioni molto molto banali. Poi accedo nella parte server management, ovviamente per gestire tutta quella parte appunto di gestione che riguarda il server. Quindi in questo caso posso startare, stoppare o restartare il servizio server. Qui ho un overview generale di quanta memoria è usata, quanta CPU è in uso e lo spazio disco disponibile appunto di questa macchina virtuale di Dimension. Nella parte configuration posso ovviamente qui andare a configurare l'accesso da rete pubblica, posso eseguire un backup del database, quindi schedulare un backup del database per avere come sempre una copia al sicuro. Come vedete sotto posso modificare la location del database. Questa voce ce l'ha chiesta all'inizio, nella fase di configurazione durante il primo avvio, quindi posso comunque modificarla in seguito. Eseguire un size del database ed eseguire un purge dei log automaticamente, quindi in questo caso cancella automaticamente i log più vecchi di 60 giorni, 365 giorni e così via. Nella parte visibility posso attivare la parte di anonymize report. In questo caso io già ce l'ho attiva perché l'ho attivata all'inizio nella parte di configuration e soprattutto posso andare a modificare la login authentication key. Quindi, qualora io mi dovessi dimenticare l'authentication key, posso sempre comunque modificarla, ma mi devo ricordare di andare a modificarla contestualmente anche su tutti i firewall nel quale è configurato questo dimension, quindi diciamo dove è configurato l'invio dei log a questo dimension. E poi ho la parte di reporting, eccolo qui. Nella parte di reporting qui andate a creare i custom report template. Quindi in questo caso qui andate a creare il vostro template personalizzato che appunto verrà inviato poi ai vostri clienti con il vostro logo, il titolo, il nome della vostra azienda e quant'altro. Qui come vedete io ho messo un mio report custom, quindi chiamato Simone Report Template. Basta andare su Add e lo aggiungete. Ok, ecco, questa diciamo, siamo tornati nella pagina principale e quindi da qui poi possiamo tranquillamente ripartire o aggiungere i nodi. In questo caso voglio aggiungere un nuovo firewall, vado su Add e vado. Ah no, scusate, questo server per command. Che cos'è command? Ecco, ci siamo, l'abbiamo nominato, lo andiamo a vedere. Che cos'è command? Allora,
Command è sostanzialmente la gestione centralizzata dei firewall attraverso Dimension tramite Web UI. Come funziona? Command, innanzitutto vi ricordo che è compreso nella Total Security, nel bundle di licenza Total Security, e fondamentalmente attiva questa funzionalità. Eccolo qua, questo pulsantino Action. Io da qui posso accedere direttamente in Web UI al mio Firebox. Ecco, in questo caso io sto accedendo al web demo, al firewall web demo, e posso eseguire una serie di operazioni. Io qui sono in sola lettura perché non ho accesso, però come vedete posso andare a vedere le policy che sono configurate. Qualora fossi stato admin, avrei potuto inserire delle policy, vedere i subscription service, vedere ad esempio le interface anche qui. Eccolo qui, quale interfacce stanno lavorando di più, comunque tutte le informazioni, ma anche eseguire troubleshooting attraverso il traffic monitor. Quindi, come vedete, qui vado a cercare i miei log e comunque ad eseguire troubleshooting. Interessante, in Dimension Command è una funzionalità. Tutte le configurazioni che io implemento tramite Dimension Command vengono registrate. Quindi, come nel management server, io posso tornare indietro. Quindi ha una configurazione antecedente qualora avessi inserito all'interno del firewall una configurazione errata o comunque non funzionante. In questo caso posso andare su ViewAll, come vedete, qui ho una history di circa 130 serie vision e vedere qual è ad esempio la differenza tra la configurazione attualmente implementata e la versione 132. Vado con diff. Quindi in questo caso lui mi chiede con quale vuoi paragonarla, con la 136 che è l'ultima, ok, e mi dice che non ci sono differenze. Ecco, vedete, ho trovato l'unica che non era stata modificata. Vediamo con la 134. Eccolo qua, qui è stata aggiunta una nuova policy, HTTP proxy demo. Quindi vedo anche qual è la differenza, che cosa è stato aggiunto in più e che cosa è stato eliminato. Ripeto, non sono admin del sistema e quindi non posso tornare, non posso eseguire il revert di questa configurazione su questo firewall chiamato web demo. Ecco, allora io ho terminato, vi ringrazio tutti quanti per il tempo che mi avete dedicato, spero di aver affrontato un tema comunque interessante, di avervi chiarito i dubbi, qualora appunto li aveste avuti. Per qualsiasi cosa potete scrivermi a simone.rasi@watchguard.com, ripeto simone.rasi@watchguard.com. Cercherò di rispondervi il prima possibile a tutte le domande. Il webinar verrà registrato e verrà caricato nelle prossime ore sul canale WatchGuard Italia, di YouTube. Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Vi ringrazio e vi sta allora buon pranzo. Arrivederci a tutti al prossimo webinar.